Bella, pollo post pranzo, vecchio. Secondo due? Cosa? È finito via. 10 minuti. È lunga questa. Voglia, vecchio. Mangiato stra bene, vecchio. Sì. Stavano un sacco le costicine. Sono buone, sta cibo. Questo pesticide che erano sta cocche. Mentre io qua no. Si fa due volte la grande guerra. Ah, un sì. Giorno. Sì, sì. Sì, sì. Fattibile. Se la onda si dice che si riesca a fare tre volte, ma una leggenda. Rischiata. Tre volte mi sembra troppo. Però due sì. Un giorno lo facciamo due volte, lo sai, vero? Sì, sì, anti-orario. Cioè, dici che si riesce a fare orario anti-orario? Certo, non due volte anti-orario, tipo? Sì, ma non ha senso. Non ha senso, hai ragione. Roba. Cioè, quando uno di voi ci sta. Dico però. Sai dove fare? Eh sì. Un giorno si fa vecchio. Anche se fare anche un altro che è il Sella Gardella Ronda. Boia. Bello quello. Alpe di Sprodla alla... Ma in un giorno si riesce davvero a fare? Sì. Beh, cioè, come questo, poco più lungo. Poco più lungo. Solo che bisogna stare attenti all'Alpe di Siusi e non perdersi. Però penso che si capisca. In questo modo. Però conviene... Pianificare a casa. Sì, ma conviene fare... Insomma, nel senso in cui scegli 8-6 per la lunga. Ma se c'è, beh, molto più bello. Chi guarda la pista? Sta pezzissima. Sta pezzissima. Quella del Boere, sono io. Wow. Ce la vedi proprio così. Vedi le gobbe da lontano, non le vedi. Madonna, ti bucano la retina. Madonna, tu sei. Comunque fra c'ho la panza, vecchio, che è una godiglia. Madonna. Un piacere. La biocco. La bioc. Bioc. Esatto. Ah, un piacere vecchio proprio. Ma che cazzo fa con gli sci paralleli sulle gobbe? Così è messa foto. Ma è che bisogna essere stra tanto allenati, sai? No, equilibrio. No. Empatia. Gambe. Empatia. Empatia, empatia verso le gobbe. Empatia verso la neve. Sì, sì. Empatia, proprio zero empatia. E lui fa, ho scoperto che la seconda volta per sbaglio ho votato per il 21 perché non sapeva neanche cosa stavano facendo. Calle. Sì, fa, io ho alzato la mano, io volevo fare il 28 però. Capisci come sono andate le votazioni? Cioè la maggior parte la fare il 28. Empatia. Madonna. È finita anche. Strano l'ho sostituita. La quadra però basta. Sì. Perfetto. Basta solo l'agganciamento automatico. Sì, basta l'agganciamento automatico. Il doppio agganciamento automatico non esistono. No. Mai vista uno. Boh sì. Ma aspetta, dobbiamo farlo dentro. C'è vecchio, c'è. Ma dove? Io non mai vista. È a Courmayeur se non sbaglio. A Courmayeur. Ce n'è una con agganciamento automatico doppia. No, non è poi. Ma è l'unica d'Europa, mi pare, sai? Sì, guarda. Perché non ha senso. Infatti. A quel punto la fai da 4. Punto. Oppure da 6 e metti meno seggiole. Anche. Perché i costi dell'agganciamento automatico sono lì. A quel punto la fai grande. Sì, appunto.
Obergurg. Obergurg. Madonna. Mamma mia, speriamo di andarci. Si deve. Dobbiamo trovare un posto. Si deve, sì, vecchio. Sì. Ma che mi sto constatando? No, no. Beh, quello è normale. Il problema è prenotare e basta. Va bene, lo so. Quando ti dice cosa puoi prenotare? Ah, prenotiamo fra qualche giorno, mi sa. A sto punto, sì, sai? Sì, beh, anche a sto punto. Manca quasi un mese. Sì, sì, lo so. Oh, comunque. Potente, eh. Dopo ci fermiamo, vecchio. Dove fermarti? In un posto e mangiamo un dolce, vecchio. Ci sta un sacco. Vediamo. Tanto siamo in anticipo. Sì. Che bello grande. Ci sta. Vorrei un Germknödel, vecchio. Devastante. Il monto si mangia il Germknödel. No, non sai neanche cosa sia. Figurati il dolce, guarda che tu non mangia mai dolci. No, solo petto di pollo. Solo petto di pollo. Crudo. E l'uovo? L'uovo. Ma guarda che lo butto dentro la centrifuga. Ma dai, ma quando è che l'hai sentita? L'hai detto tu, no? Che lo buttava dentro una caraffa con qualcosa. E che si vedeva il succo. Non so se fosse succo o qualcosa simile con l'uovo. Aspetta. C'era qualcosa. Aspetta. Sai che mi stai facendo venire il dubbio? Guarda che mi sa che è l'Elisa, eh. Ma che cazzo di... No, non è possibile. Fra, guarda che l'Elisa. L'Elisa. Tu hai visto la storia dell'Elisa che mette l'uovo sulla pizza? Non la seguo, quindi. Va bene, che io metto l'uovo sulla pizza. Non sboccare, vecchio. Ma ci stava, dai. Ma la taglia e dice scusate, mi sembra. Non è tipo la pipetta dell'Elisa? Più scemo. Oddio, oddio. Vecchio. Non è possibile. Madonna. Allora, magari però... Dobbiamo studiare quando vabbè, quello no. Almeno quello, dai. Però sì. Adesso si mangia l'uovo. Si mangia l'uovo nella pizza, vai. Ci sta, vai, c'è cioè, l'occhio. Ok, sì. Vecchio, che schifo. Cioè, non puoi capire. E scrive scusatemi se non ha senso. Tagliando con la forbice, vecchio. L'uovo, vecchio. L'uovo l'ha tagliato con la forbice. Poi dopo la fine taglia con la forbice a metà, con l'uovo tagliato a metà. Taglia la pizza con la forbice. No, la forbice è divertente. Ok, sì, ma è triste, cioè, è stra veloce, vecchio. Sì, lo so, che comodo, però è al ristorante fa figo farlo con la forchetta nel coltello. A casa sono la pizza sul gelato, ovviamente. Arrivati, ci credi? Sì, sì, vabbè. Non intendevo la fine della seggiovia.